Ciao a tutti, oggi parliamo della leptospirosi nel cane. La leptospirosi nel cane è una malattia infettiva sostenuta da un batterio, Leptospira interrogans, e presenta diverse sierovarianti, tra le quali abbiamo icteroemorragia, canicola, australis, bratislava, che possono ovviamente essere diverse l'una dall'altra, e questo sarà molto importante per quanto riguarda, la profilassi vaccinale, di cui parleremo verso la fine di questo video. La leptospirosi, come ho detto, è una malattia infettiva ed è giusto inquadrarla dal punto di vista epidemiologico in modo che possa essere utile per voi che state guardando questo video evitare che il vostro cane possa comunque andare a contatto con questi tipi di batteri. Generalmente leptospirosi si replica nell'ospite, non si replica nell'ambiente esterno, però in alcuni ambienti, soprattutto ambienti umidi, esempio pozzanghere d'acqua subito magari dopo che ha piovuto, possono essere invece l'ambiente ideale perché Leptospira possa comunque vivere all'interno di questi terreni, di queste situazioni ambientali. Quindi non si replica, però può resistere anche mesi in ambienti come per esempio stagni, pozzanghere, dove l'acqua magari è stagnante. Questo è importante perché una delle situazioni dove il vostro cane può effettivamente prendere leptospirosi è generalmente dopo magari delle giornate piovose, voi andate magari a fare una passeggiata nei campi oppure nel parco sotto casa. E magari il vostro cane magari berrà nella pozzanghera. Ecco, se in quella pozzanghera ha urinato un animale con la leptospirosi o comunque un animale eliminatore di leptospirosi come fondamentalmente topi e ricci sono generalmente gli animali ospiti, serbatoi che possono ovviamente contaminare queste tipologie di ambienti. Se il vostro cane leccherà questa pozzanghera e non sarà vaccinato, il rischio che possa venire a contatto con leptospirosi e infettarsi leptospirosi è molto alta. Quindi è molto importante in questo video soffermarsi sulla situazione ideale perché il vostro cane possa prendere questo tipo di batterio. Quindi ricordatevi stagni, pozzanghere, soprattutto pozzanghere, perché magari uno si sofferma sugli stagni, ma sono le pozzanghere generalmente quelle che possono essere subdole in questi casi. Subito dopo magari qualche giornata piovosa, voi andate a passeggiare e il vostro cane beve un po' di acqua da una pozzanghera, magari in quella pozzanghera il giorno prima ha urinato un topo. Che era eliminatore di leptospirosi e se non è vaccinato il rischio è molto alto. Cosa succede generalmente a un cane che si infetta con leptospirosi? Di solito ci sono 7 giorni di incubazione, dopodiché possiamo avere depressione del sensorio, possiamo avere febbre alta e possiamo avere vomito. Possiamo avere diarrea, possiamo avere un coinvolgimento epatico, quindi cosa comporta questo? Comporta eventualmente ittero delle mucose, quindi mucose giallastre, giallognole, possiamo avere anche un coinvolgimento renale, quindi avremo un cane con poliuria, magari polidipsia, oppure addirittura anuria o liguria. Urine molto scure e avremo ovviamente un cane che giustamente non starà ovviamente bene e dal punto di vista degli esami del sangue ci saranno sicuramente alterazioni epatiche, alterazioni renali, aumento dei globuli bianchi a livello urinario, come abbiamo detto, queste urine molto scure, quindi ematuria, bilirinuria, quindi abbiamo delle alterazioni dal punto di vista soprattutto epatico, renale, ma anche gastroenterico, quindi un vomito, una diarrea. Di solito la diarrea non è quasi mai sanguinolenta, però in alcune situazioni può anche essere un po' sanguinolenta. E poi la fine di questa, diciamo, di questo decorso è nel 75-80% la morte, e questo è un altro dato che deve essere importante, cioè di leptospirosi si muore e è più raro salvarsi è più raro morire che salvarsi, quindi è molto importante, come dirò alla fine del video, vaccinare il proprio cane, proteggere il proprio cane da questo tipo di batterio.
Come test diagnostici abbiamo diversi test diagnostici, di solito si possono effettuare su urine o su sangue, per esempio la PCR su sangue e urine, oppure l'immunofluorescenza in diretta per quanto riguarda le urine per evidenziare leptospirosi, oppure come test si può utilizzare la microagglutinazione in piastre. La terapia è una terapia fondamentalmente di sostegno, quindi antibiotici. L'antibiotico serve soprattutto nella prima fase per eliminare leptospira nel sangue, però il problema grosso molto spesso non lo dà la leptospirosi, ma lo dà la formazione di questi immunocomplessi, di queste a livello renale. Quindi generalmente il cane va incontro ad anuria proprio per la formazione di questi immunocomplessi a livello renale che non permettono ovviamente ai reni di funzionare bene. Quindi il problema grosso non è tanto la batteriemia nel sangue, che comunque viene eliminata praticamente subito con gli antibiotici, ma è la conseguenza poi della patologia. Un altro antibiotico che si utilizza è un altro per evitare ovviamente l'eliminazione attraverso le urine, e quindi far diventare il vostro cane un serbatoio poi di leptospirosi, perché fino a 7-8 mesi possono eliminare le leptospire i vostri cani, che riescono ovviamente a salvarsi. Poi ovviamente c'è una terapia di sostegno con fluidoterapia, e anche ovviamente una terapia di sostegno d'organo. Ovviamente, come vi ho detto, può essere coinvolto il fegato, può essere coinvolto il rene, quindi ci sono ovviamente da salvaguardare anche questi organi per evitare ovviamente danni gravi. Come profilassi si effettua la vaccinazione. La vaccinazione è l'unica vera arma della leptospirosi. Attualmente sono usciti dei nuovi vaccini negli ultimi anni che coprono più sierovarianti. Se vi ricordate, all'inizio video ho detto che la leptospirosi ha diverse sierovarianti. All'inizio c'erano vaccini che coprivano due sierovarianti, adesso esistono vaccini che coprono quattro sierovarianti, non coprono ancora tutte le sierovarianti, però si è visto che con una buona copertura vaccinale effettivamente si vedono molto pochi casi di leptospira nei cani vaccinati, mentre invece quando un cane non è vaccinato molto spesso accade, soprattutto, ripeto, nei periodi in cui ci sono queste piogge, tipo autunno, inizio di autunno, dove magari c'è stata una bella estate secca, poi iniziano a esserci queste piogge, quindi voi comunque fa ancora abbastanza caldo, uscite magari a fare la passeggiata e trovate queste pozzanghere, queste acquestagnanti, dove magari gli animali vanno là a bere nell'acqua e ovviamente urinano, perché generalmente topi, ricci, ma anche animali come i cani tendono a urinare anche vicino a fonti di acqua. Questo è molto importante, ripeto, la vaccinazione, proprio perché la leptospirosi è anche una zoonosi, cioè può colpire anche l'uomo, è mortale anche nell'uomo, quindi è molto importante vaccinare i propri cani. Vaccinarli tutti, vaccinarli bene, proprio per evitare che il vostro cane possa ammalarsi e possa morire, ma soprattutto che possa diventare anche un pericolo ovviamente per voi, proprio perché, ripeto, è una zoonosi. Quindi mi raccomando, seguite queste due o tre indicazioni, che è la prima, vaccinare il cane, la seconda è quella eventualmente di evitare magari posti dove possa esserci acqua stagnante col vostro cane. Quindi evitare che vadano a fare il bagno o comunque bere in piccole zone d'acqua, in piccoli stagni, in piccole. Magari è preferibile l'acqua corrente, perché è difficile che l'eptospirosi sopravviva nell'acqua corrente. E poi anche quello di magari evitare di uscire col cane subito, magari il giorno dopo che ha piovuto, 2 giorni dopo che ha piovuto, in zone dove magari di campagna, dove magari ci sono delle pozzanghere. Comunque, ripeto, la prima regola è quella della vaccinazione, cioè dovete fare un buon piano vaccinale con il vostro veterinario, che ovviamente vi spiegherà. Il vaccino non copre solo per la leptospirosi, ma copre per diverse malattie. Comunque vi spiegherà bene anche il discorso della leptospirosi. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.